Bentornati ragazzi, finalmente partiamo con le prima emulazione per Football Manager 24. E non potevamo che partire con lui, cioè col grande Guardiola, colui che, come ha detto un grande sviluppatore di Football Manager, cioè della Sporting Interactive, li fa impazzire ed è colui che detta i nuovi ruoli di Football Manager. Infatti anche quest'anno ne ha dati ben due che vedremo subito in questa tattica. Intanto andiamo ad analizzarla. I moduli sono il 4-3-3 come base, poi in fase di possesso si trasforma in 3-2-5, mentre in fase di non possesso è un 4-1-4-1, a volte è anche un 5-4-1. Esaminiamo subito i primi due ruoli, il libero che avanza e di conseguenza anche il terzino invertito, che sono due ruoli di Football Manager. Quindi già qui vi vado anche a spiegare i due nuovi ruoli di Football Manager. La novità dell'ultimo finale di stagione di Guardiola è stato il libero che avanza in una difesa a 4, cosa difficilmente vista in questo tipo di difesa. Stones è stato decisivo con i suoi movimenti per il cambio di marcia che ha portato il City alla conquista della Champions League. Già in fase di costruzione, la sua posizione è quella di mediano. Andremo poi a vedere dopo, quando esaminiamo la costruzione. Mentre nella finalizzazione lo troviamo spesso al limite dell'area avversaria, se non all'interno, come vediamo sotto nell'immagine della nostra tattica in Football Manager. Per dare equilibrio a tutto ciò, il tecnico catalano si è inventato anche il terzino invertito, che è diverso dall'esterno invertito, qui ovviamente parliamo di Football Manager. Il secondo salirà in fase di possesso fino anche alla tre quarti avversario, addirittura sul fondo come un terzino classico. Il primo invece fungerà da centrale difensiva a tutti gli effetti. Lo andremo a vedere adesso nella fase di costruzione. Data l'elevata cifra tecnica dei giocatori in rosa, il City ha varie modalità di costruire un'azione offensiva. Il portiere Ederson, notato un buon palleggio, agisce spesso dal regista arretrato, passando la palla a rasoterra, difensore centrale oppure a Rodri, o chi per lui, che farà il centromediano metodista, si abbassa tra i difensori, scambiandosi spesso di posizione con un centrale difensivo che avanza per ricevere il pallone, il nostro libero che avanza. I terzini si accentrano con il sinistro che avanza nella mediana, mentre il destro stringe centralmente in difesa per coprire l'avanzata centrale difensivo, il nostro terzino invertito. Eccola qua, la fase di costruzione, molto ben esaminata. Vediamo cerchiato in rosso l'esterno sinistro invertito, lo vedete che va a fare praticamente il mediano. Differenza importante con il destro che vedete cerchiato e scritto in arancione, che è il terzino invertito che va a stringere a fare il centrale difensivo. In rosa e in giallo invece vedete lo scambio di posizione fra il centro mediano metodista e il libero che avanza. Rosa, vedete il libero che avanza che praticamente è come mediano, come centrocampista centrale, mentre il centro mediano metodista si abbassa come fosse un centrale difensivo. Ecco la nostra costruzione. I due centrocampisti sono ovviamente alti e i due esterni larghi e la punta più avanzata centralmente. Lo sviluppo. Durante la fase di sviluppo il centrocampo è scaglionato e in continuo cambiamento. Mentre Rodri rimane in posizione mediana a coprire la difesa, in questo caso nell'immagine sotto vediamo Matheus Nunez perché giocava lui in questa partita, i compagni di reparto hanno molta libertà di movimento. Vediamo infatti qui De Bruyne, come andremo a leggere sotto, si abbassa per ricevere palle e passare in proprietà verso Haaland oppure appoggiarla ad un compagno di reparto che si cambia velocemente il lato di gioco. Qui infatti lo vediamo sulla tre quarti offensiva. Perché, come andiamo a leggere dopo, spesso lo si trova anche sulla tre quarti, in attesa di ricevere il pallone, come abbiamo visto nell'immagine precedente, e fornire un assist per un compagno che attacca la profondità in fase di rifinitura, che la vediamo nell'immagine subito qui sopra, con il passaggio in profondità per l'attacco alla porta di Haaland. L'altro centrocampista invece ha un ruolo marginale all'interno della fase di sviluppo della manovra, ma nonostante ciò è fondamentale. Se infatti il passaggio verso di lui non è tentato frequentemente,
come quello verso De Bruyne, i suoi movimenti non permettono di avere punti di riferimento agli avversari e sono importanti per creare spazi ai compagni e portare via da loro marcatori avversari. Una giocata cercata sistematicamente è la verticalizzazione della sua terra verso un uomo in zona avanzata, che, con spalle rivolte verso la porta, appoggia la palla a un compagno leggermente più arretrato, il quale allarga il gioco di prima verso un'ala offensiva o passa la palla in verticale alla punta. Vedete qui sopra le due sequenze: De Bruyne che scambia con Haaland e poi il pallone viene giocato sull'esterno. Gli esterni offensivi di Guardiola sono molto importanti in fase di finalizzazione della manovra, risultando un'alternativa spesso utilizzata dai citizen per tentare le vie del gol, come vedremo adesso dopo nella finalizzazione. Il dribbling è una soluzione tentata molto spesso per superare la linea di difesa degli avversari. Grealish tenta spesso il cross verso il centro dell'area di rigore, oppure è lui stesso a chiudere l'azione. Le azioni che si sviluppano sulla destra sono tendenzialmente più rapide e quando la palla arriva tra i piedi di Bernardo Silva, questo punta subito la porta, vibrando nello stretto e provando un assist verso i compagni. Qui vediamo un esempio di finalizzazione degli esterni, in questo caso è Doku, perché non era presente Grealish, che va a chiudere l'azione. Haaland è un solito punto di riferimento per l'attacco dei Citizen e viene spesso cercato in profondità, in modo da sfruttare al massimo la sua velocità e la forza fisica. Quando è costretto a giocare spalle alla porta rispetto alla porta, è chiamato a eseguire sponde verso i compagni di squadra che avanzano e si inseriscono, come abbiamo visto anche prima nell'immagine, qua praticamente. Eccole qua. Qui sotto vediamo un'altra finalizzazione, sempre con gli esterni protagonisti, ma in questo caso che vanno sulla destra, come abbiamo detto prima. In questo caso giocava Grealish sulla destra, perché abbiamo detto che prima, come abbiamo visto prima, giocava Doku sulla sinistra. Comunque, quel che conta è il ruolo, non chi lo interpreta, che va a servire l'assist da dentro l'area di rigore per l'attacco al primo palo di Haaland. Fase di non possesso. La linea difensiva, composta a quattro uomini, si cerca di mandare la palla sugli esterni. Con i terzini coordinati con i centrocampisti e con gli esterni vanno in pressing sul portatore di palla. Qui le poche volte che i Citizen si trovano sotto grande pressione, adottano un 4-1-4-1 in cui Rodri si abbassa quasi sulla linea dei difensori centrali, quindi andando a formare una difesa a 5, mentre i terzini si allargano leggermente, dando così origine a una difesa a 5, coperta da un centrocampo a 4 alle spalle del solo Haaland, e la vediamo in questa immagine qui di Football Manager. Transizioni. Quando la palla viene recuperata a centrocampo in attacco, i Citizen attaccano subito la profondità, dando il via a una transizione molto veloce. Ecco che Haaland si fa sempre trovare smarcato in seguito a un importante lavoro di smarcamento preventivo. Rappresenta uno dei punti di riferimento offensivi del City, più in fase realizzativa che di costruzione del gioco. Infatti, qui lo vediamo: oltre alla nostra difesa 5, vediamo anche Haaland molto alto di smarcamento preventivo. Nella negativa, recupero palla nel più breve tempo possibile. Ecco che allora, quando un calciatore perde palla, effettua immediatamente un contropressing, aiutato dal raddoppio di marcatura del compagno di squadra più vicino. La superiorità numerica è un altro principio fondamentale di questa fase di gioco e viene cercata con sistematicità in tutte le zone del campo. Esaminata la nostra tattica con appunto l'analisi tattica, passiamo a costruirla insieme. Lo stile tattico è ovviamente un tiki-taka verticale con una mentalità offensiva, perché un'altra delle modifiche fatte dall'anno scorso da Guardiola è anche la mentalità, passando in Football Manager da una positiva a una offensiva, perché ha iniziato a portare ancora più uomini grazie appunto al libero che avanza dal terzino che resta comunque indietro, ad attaccare con 5-6 uomini. Quindi questo significa voler sempre di più dominare l'avversario. Quindi dobbiamo anche aumentare la mentalità, passando appunto a offensiva. L'ampiezza di attacco è abbastanza larga, perché non larghissima, quando abbiamo detto che gli esterni sono importanti? Perché comunque verrà detto agli esterni di stare larghi, mentre gli altri devono fare densità. Vediamo spesso, come abbiamo detto prima, la superiorità numerica nelle varie zone di campo, quindi significa che la nostra squadra, i nostri uomini devono stare
vicini. Si parte palla a terra dalla difesa e, come detto, si concentra il nostro gioco sulle fasce, giocando la palla negli spazi. Lo stile di passaggi è più corto con un ritmo più alto. I cross sono bassi e si cerca di portare il pallone in area di rigore. Il dribbling, come abbiamo detto prima, è importante, quindi si affronta la difesa palla al piede e si dà una più creatività per i vari scambi di posizione. Transizione, abbiamo detto, quando si perde il possesso si fa un pressing a tutto campo, quando si conquista il pallone contropiede. Al portiere non ho messo niente. Perché? Perché, come abbiamo letto prima nell'analisi tattica, Ederson alterna in base ai vari momenti della partita, alle situazioni della partita, un fraseggio corto verso i centrali difensivi a una giocata diretta verso Haaland o verso gli esterni. Quindi abbiamo lasciato libero arbitrio al nostro portiere. Per quanto riguarda la difesa è molto alta con un pressing alto, impediamo i passaggi corti al portiere pressando molto spesso, la linea difensiva è alta e si indirizza, come detto, gli avversari sui lati. Detto questo, andiamo a vedere i nostri uomini. Come detto, Ederson, un libero, portiere libero che avanza, un difensore centrale classico, questo perché. E non difensore che imposta, perché non vogliamo che vada al passaggio diretto lungo, come spesso capita con il difensore che imposta, ma vogliamo che fraseggi dietro. Nostro libero che avanza, eccolo qua, con uno stai più largo, e per il resto non abbiamo detto niente, mentre il nostro terzino invertito è già giusto così, senza stargli a dare nessuna impostazione. Quindi il momento sarà questo. Stones sale, Walker stringe. Rodri verrà qua, mentre l'esterno invertito andrà qua. Quindi i nostri due mediani diventeranno il terzino sinistro e il libero che avanza, mentre i nostri centrali difensivi diventeranno Rodri, in fase di costruzione ovviamente, poi Rodri salirà a sostegno della manovra, Walker e Akanji. Come detto, il nostro esterno invertito supporto sulla sinistra con un corri più rischi. A centrocampo troviamo De Bruyne, il regista avanzato attacco. Perché regista avanzato attacco? Perché colui che prenderà in mano la manovra della squadra dallo sviluppo in poi. Regista avanzato permette di trovare De Bruyne sia nella costruzione, ricevere palla subito dopo la costruzione, come detto, che trovarlo comunque anche nella tre quarti avversaria, a rifinire o a chiudere l'azione. L'altro è un centrocampista centrale attacco, con dribbla di più, tira di più, corre più rischi, muovendosi negli spazi e avendo libertà di movimento. Perché, come abbiamo detto prima, l'altro centrocampista che non è De Bruyne, qual è il suo ruolo? Muoversi per il campo, non dare punti di riferimento, non fare parte della costruzione della manovra, ma andare a finalizzare l'azione o comunque liberare spazio senza dare punti di riferimento agli avversari. Gli esterni, ricordiamo, come detto prima, sulla sinistra abbiamo un calciatore, o comunque chiediamo al nostro calciatore di servire cross o comunque servire i compagni e oppure andare lui alla conclusione. Ecco perché l'ala invertita, dandogli stai più largo, come abbiamo detto prima, perché vogliamo che la nostra squadra sia tutta compatta centralmente, ma gli esterni devono stare larghi. Gli diamo anche un tira di più e un corri più rischi, e come abbiamo detto abbiamo usato l'ala invertita attacco, perché dopo che punterà la difesa, quindi cercando il dribbling come abbiamo detto, deciderà se tirare, passare o crossare.
Dall'altra parte invece, come abbiamo detto, è un pochino più diretta l'azione con Foden o Bernardo Silva che sia. Quindi si cercherà di dirigersi direttamente verso la difesa avversaria, scegliendo se tirare, passare o crossare quando è nella tre quarti. Quindi c'è più un attacco diretto. Davanti abbiamo Haaland. Punta completa. Perché punta completa e non centravanti? Perché la punta completa attaccherà la profondità quando ci sarà la possibilità, proprio una punta completa come un centravanti, ma lavorerà anche spalle alla porta, come abbiamo detto, per fraseggiare e scambiare con i compagni durante la manovra. Ecco perché una punta completa dove gli abbiamo dato però il tirare di più. Quindi ragazzi, questa è la nostra tattica in Football Manager. Un'ultima cosa che faccio vedere prima di passare ai risultati è questa azione che fa vedere la nostra tattica in totum, cioè tutta proprio quello lì che vogliamo noi dalla nostra tattica, cioè proprio la nostra analisi tattica vista nel video in questa azione spettacolare. Non parlo nemmeno, ragazzi, te la faccio godere in silenzio perché è un'azione da orgasmo, a mio avviso. Specialmente quando si conclude così con un gol. Detto questo, ragazzi, passiamo a vedere i risultati della nostra stagione secca. Come dico sempre quando testo le mie analisi tattiche, intanto non mi interessano i risultati, mi interessa vedere tutto quello che si è visto prima, quindi da ora in poi per me non conta più niente. A me quello che contava era da ora in poi vedere la realtà dell'analisi tattica e dell'allenatore emulato nel gioco. E ci siamo riusciti in pieno, a mio avviso, per quello che abbiamo visto prima. Poi, giustamente, chi scarica la tattica vuole anche sapere come funziona la tattica, come gira. Quindi guardiamola, dove vinciamo subito i calci di rigore, lasciare i shield. Poi partiamo a bomba in Premier, e dove vinciamo 3-1 con il Brighton. Poi vinciamo la Supercoppa Europea 4-2 con il Siviglia. Poi 4-0 con il Chelsea, 6-1 con il Burnley, poi 5-0 il derby con il Manchester United in trasferta, poi inizia anche la Champions League dove vinciamo 4-2 con la Lazio, vinciamo anche in Carabao Cup 4-2 con il Newcastle, altre vittorie in campionato 6-1 all'RKTN in Champions, poi prima sconfitta stagionale il 21 ottobre a Liverpool 4-1. Ripartiamo alla grande però con il 5-1 con il Borussia Dortmund e 5-2 all'Arsenal, poi passiamo ancora al turno di Carabao Cup e vinciamo il derby con l'Everton. Diamo ancora un 5-1 al Borussia Dortmund, poi perdiamo con il Bournemouth, piccolo incidente di percorso, poi 5-1 con il Brentford, poi vinciamo ancora con la Lazio, pareggiamo con il Tottenham, bella vittoria 6-1 sui West Ham, poi ancora vittoria in Champions League, dove immaginerete abbiamo passato alla grande il turno senza nemmeno una sconfitta, con 23 gol fatti e 5 subiti. Inizia anche il mondiale per club per noi, dove vinciamo 2-0 con l'Atletico, 2-1 con il Leon, poi 2-0 con l'Atletico Mineiro. Poi inizia la Premier con vittorie su vittorie. Eliminiamo i quarti di finale di Carabao Cup, l'Everton, il derby 6-1. Poi passiamo anche il turno di FA Cup, che nel frattempo è iniziata. Semifinale della Carabao Cup, vinciamo 4-0 con il Bournemouth, poi pareggiamo 3-3 al ritorno, quindi andiamo in finale. Nel mezzo vinciamo 6-0 in trasferta con l'Aston Villa, 3-1 in FA Cup con il Coventry, poi 3-1 in campionato con Liverpool, 4-1 con lo Sheffield e 5-2 con il Newcastle, perdiamo 4-1 in casa del Chelsea, poi vinciamo 5-1 con il Brighton, prima di giocare con Real Madrid l'ottavo di finale di Champions League, pareggiando 0-0 a Madrid, poi vinciamo la finale di Carabao Cup e calci di rigore con il Watford. E eliminiamo il Liverpool in FA Cup vincendo 3-0.
fatiche che subiamo poi pareggiando con l'Aston Villa in Premier, poi vinciamo 2-1 con il West Ham e vinciamo anche il ritorno in casa con il Real Madrid, eliminandolo dalla Champions League 3-1. Passiamo anche il turno di FA Cup 3-1 con il Birmingham, 1-0 con il Newcastle, poi ancora ottimi risultati in Premier. Champions League, quarti di finale, affrontiamo il Feyenoord, vinciamo 2-1 da loro e 2-0 in casa, poi perdiamo semifinale di FA Cup, quindi usciamo dall'FA Cup perdendo 4-1 con il Tottenham, poi ancora 4-0 con il Bournemouth e 3-1 con il Manchester United, poi vinciamo 1-0 con il Lipsia alla semifinale di Champions League e 3-1 in ritorno, quindi siamo in finale di Champions League. Vado piano piano ragazzi, perché adesso ci andiamo a giocare insieme la finale di Champions. Quindi ragazzi, detto questo, andiamo a giocarci insieme la finale di Champions League. Vediamo che già qui vediamo quello che abbiamo detto prima, in fase di non possesso, sotto grande pressione, la difesa diventa a 5 grazie all'inserimento fra i due centrali difensivi del nostro centro mediano metodista. Qui vediamo subito lo smarcamento preventivo di Haaland che è subito partito a razzo una volta recuperato il pallone, qui forse anche troppo perché è passato in fuorigioco. E qui avete visto, e vediamo in questo gol, il libero che avanza, la posizione fondamentale che dicevamo prima, sia del libero che avanza, che del nostro centrocampista che parlavamo prima, che non dà punti di riferimento, non fa parte della manovra, però li vedete entrambi in area di rigore smarcati, che confezionano questo gol dopo 3 minuti, quindi siamo in vantaggio. Vediamo la grande giocata sull'esterno di Bernardo Silva che va sul fondo, cross a rimorchio per Foden che prolunga per Stones che insacca. Quindi siamo già in vantaggio, raga. Tanto subiamo il pareggio su questo calcio di punizione, gol di Kim, l'ex Napoli. L'arbitro controlla il VAR. È buona, pareggia subito il Bayern Monaco. Su punizione, si fa prendere alle spalle, sembra De Bruyne. Quindi 1-1. Brutta qui Ruben Diaz, una brutta chiusura, o meglio, la chiusura l'ha fatta bella, poi il rinvio è stato pessimo. Centralmente regala palla a Sané che colpisce e ribalta la partita il Bayern Monaco. Un'altra bella azione del Bayer, para Ederson in calcio d'angolo. Vediamo qui la fase possesso, l'abbiamo detto anche prima, con il nostro esterno invertito Guardiola che volgeva da centrocampista. E arriviamo al pareggio. L'arbitro va a rivedere se è fuorigioco, forse è quello di Haaland, però come ho visto il gioco,
fisico di Haaland spalle alla porta. Infatti, però, peccato è fuori gioco. Ma anche qui una bellissima azione dall'esterno per Haaland di Grealish. Sì, fuori gioco c'era. Comunque abbiamo visto poi il gioco spalle alla porta per l'inserimento dei compagni di squadra. Pareggia Bernardo Silva, qui se lo inventa dal niente il talento portoghese. Quindi 2-2. Ottima punizione di De Bruyne, che solletica la parte superiore della rete. Ancora Guardiola all'esterno invertito che va nella posizione centrale. Avete visto in questo caso i due centrocampisti centrali praticamente non sono altro che il terzino sinistro e il nostro libero. Proseguiamo. Grealish dentro per Haaland che non sbaglia. Anche qui abbiamo visto, oltre al gol, poi non so se avete letto sotto un piccolo spoiler, quante reti ha fatto Haaland, non lo dico per chi non l'ha letto, andremo a vedere dopo. Ma rivediamo l'esterno, Grealish, come abbiamo detto prima, a volte va a concludere l'azione, a volte serve invece ai compagni per la profondità di Haaland che ribalta ancora questa partita. 3 a 2 per noi. Bernardo Silva anche ammonito, per il momento non stiamo malissimo. Quindi potremo anche per ora proseguire così. Questo tempo abbiamo già visto tutte le dinamiche di gioco di questa analisi tattica, abbiamo detto prima. Tanto Bernardo Silva in questo momento è arrivato, quindi dentro Doku che poi scambiamo comunque con Grealish. E poi per ora partiamo così. Ottima qualche altro cambio, andiamo a cambiare a centrocampo. Stones a Kanji. Per il momento possiamo ripartire così. Minuto 75, 3 a 2 per noi. Questa finale di Champions. Intanto anche De Bruyne non ce la fa più, quindi dentro Phillips. Ripartiamo. Kanji, palla per De Bruyne. Cambio di gioco per Grealish. Matheus Nunez prova lui il tiro. Paranoia facilmente. 1 minuto al recupero. Brutta palla di Doku. Attenzione a Kane davanti al portiere. Sbaglia un gol clamoroso. A 2 secondi dalla fine. Addirittura Haaland va a battere anche questa punizione. Scambia con Akanji. Doku la poteva chiudere. Mangiava un gol clamoroso. Manca 30 secondi alla fine. È finita, raga. Siamo campioni d'Europa. 3-2 con la nostra Guardiola. Vediamoci a questo punto la Coppa alzata dal nostro capitano. Quindi rientriamo con la vittoria appunto della Champions, quindi chiudiamo con la vittoria della Champions, vittoria di Supercoppa Europea,
Semifinali di FA Cup, vittoria della Carabao Cup e vittoria della Charity Shield. In campionato invece chiudiamo al secondo posto, a un punto dal Liverpool. Però guardate il dato, 127 gol fatti solo in campionato. Appunto, miglior attacco, Liverpool ha chiuso a 90, possesso palla siamo al secondo posto con il 60%, tiri effettuati, cioè minori subiti, scusate, siamo al secondo posto con 254, mentre gli effettuati siamo al primo con 754. Gol subiti siamo al quarto posto con 43 e 9 clean sheet, quindi gol subiti, raramente non abbiamo subito il gol nella partita, però abbiamo anche fatto 127 gol in campionato. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere è Foden, se Haaland, scusate, con 47 gol, poi abbiamo De Bruyne con 15. Per quanto riguarda gli assist, monopolio City con 19 De Bruyne, 14 Grealish, Foden e Bernardo Silva. Passaggi decisivi, cioè sempre, siamo sempre noi con De Bruyne e Bernardo Silva con 137 e 132, Haaland 154 tiri effettuati e 107 De Bruyne. Andiamo adesso a vedere i risultati della stagione completa con Haaland che chiude con 74 gol stagionali, Bernardo Silva 20 gol e 25 assist come De Bruyne che fa sempre 20 gol ma 26 assist, Matheus Nunes 19 e 12, 16 e 22 Grealish e così via tutti gli altri. Per gli assist spiccano anche i 12 di Kovacic e i 6 gol e i 6 assist del nostro libero che avanza Stones. Buona prestazione anche di Foden, nonostante non sempre titolare con 6 gol, ma ben 23 assist. Veniamo qui dal nostro centro dati, la prestazione complessiva in Premier League con 3,34 gol a partita, un XG da fuori dall'area di rigore di 2,89, 1,13 gol subiti a partita, con un XG concesso di 1,14. Quindi questo dato ci dice che nell'unica occasione che concediamo a partita prendiamo il gol. Però comunque ne concediamo una, ma ne facciamo ben tre. Per quanto riguarda invece le nostre prestazioni offensive, abbiamo ben 17 dribbling riusciti a partita e poi il resto abbiamo visto. Per quanto riguarda la difesa, invece, come detto, subiamo un gol, 1,13 a partita, stesso numero dell'XG, quindi non ci hanno mai perdonato praticamente nell'unica occasione concessa. Intercettazioni a partita sono ben 23 a partita, questo significa che abbiamo recuperato spesso la palla. Tiri bloccati a partita 3,55, quindi significa anche che non abbiamo concesso molto con i salvataggi, con 4 salvataggi, quindi niente di eclatante. Detto questo, raga, io vi saluto, vi ringrazio, spero che questa prima tattica per Football Manager 24 vi piaccia. Più che altro, come dico sempre, che vi piaccia l'analisi e che ci vediate la realtà di Guardiola nel gioco. Spero anche in una vostra iscrizione gratuita al canale YouTube se vi piacciono i miei contenuti. Grazie ragazzi, un abbraccio dal vostro Magico Monta.